Ed eccoci insieme, cari amici, all'ascolto. Diamo il ben ritrovato a Federico, in arte Mister Fortuna. Buongiorno a tutti, ragazzi. Come va? Buongiorno a te, come stai? Tutto bene, tutto bene. Non sei venuto da solo oggi. No, chi ci porti? No. Oggi è qui con me Steven Tinora, artista dell'Aurione Empire, etichetta con cui collaboro, a cui faccio da direttore artistico. Orazio, ci sei? Fai sentire la tua calda voce. Orazio Imparato, in arte Seventinora. E niente. E buongiorno Orazio, ben trovato. Grazie per essere venuti oggi a presentarci i vostri ultimi singoli. Yes. Ricordiamo chi è Mister Fortuna. Allora, Mister Fortuna è un ragazzo della provincia di Salerno che sono anni che fa musica. E, sono 15 anni che suono, non sembra, ma ho 30 anni. È giovane. Ho fatto diverse cose, prima con un gruppo di RC, poi da solista da un 4-5 anni, diverse aperture a diversi artisti italiani, Clementino, Jolir, recentemente a Marina di Camerota. Ho un album all'attivo e sì. Adesso sto facendo un po' di singoli che usciranno ogni mese da adesso fino a novembre, quindi... Singoli che fanno parte del tuo ultimo lavoro, sì. Dio Bendato. Sì, sì. E che... qui c'è un lieve riferimento. Esatto, Mister Fortuna, Dio Bendato, è chiaramente un riferimento alla Dea Bendata, no? E quindi mi è piaciuto fare questo gioco di parole. Il disco parla anche un po' di questo, cioè di tutte le esperienze personali, e sono racchiuse in questo lavoro che poi alla fine... è una sorta di io ho fortuna, non ho fortuna, perché la fortuna arriva, non arriva, e noi ci adattiamo alle esigenze della vita. Eh sì, così bisogna fare in effetti. 9 brani in questo disco. Sì, più 2 bonus track che sono pezzi già usciti in precedenza, che però erano molto belli e io li ho voluti inserire a tutti i costi. Certo, hai fatto bene. Il genere è il rap. Sì, rap però molto versatile, perché tu mi conosci, no? Io sì. Faccio dei brani un po' più crudi, quindi molto più vicini alla realtà del rap, e altri invece un po' più commerciali, con sonorità più dance, elettroniche, però alla fine nei miei pezzi la chiave è sempre quella, cioè faccio riflettere le persone. C'è addirittura una frase che ho scritto che dice la mia chiave di lettura è la riflessione, appunto perché mi piace comunicare nei testi messaggi molto seri e far capire alle persone che la musica va al di là dell'ascolto, ma ti lascia un qualcosa che ti insegna. È un mezzo per comunicare, esatto, in ogni caso. Esatto. Orazio, 70 ora, perché questo nome? 17 perché è la data di nascita, la mia data di nascita, e poi perché è un numero che si associa alla sfortuna e io cercherò di renderlo fortunato. In contrapposizione? Esatto, siamo il diavolo cosa. E l'acqua santa. Bello, bello. Da quanto tempo canti, suoni, ti dedichi alla musica? Ho iniziato quest'anno, però ascolto e amo la musica da molti, molti anni. Sono... Tra l'altro lui è giovanissimo, voglio ricordarlo, ha 15 anni. Odios. Esatto, è il mio pupillo, perché ciò che mi ha sorpreso di Orazio è il fatto che comunque lui abbia una cultura musicale che è davvero da invidiare, nel senso che conosce, per quanto riguarda il genere rap, dei brani che vanno dai 20 anni fa ai 30, quindi sì, anni 80. Esatto, cioè, si è proprio studiato bene tutta la cultura prima di fare musica, ed è molto da apprezzare. Sì. E raccontaci allora, quali sono i tuoi artisti preferiti, quelli che ti hanno ispirato? Io ascolto molto musica americana, quindi artisti come Lil Baby o XXXTentacion, più d'oltreoceano. Bene, bene. Com'è avvenuto l'incontro con Mister Fortuna, con la Orione, la label? Ho conosciuto Federico perché siamo nello stesso paese e tramite amici di amici ci siamo ritrovati. Alla e fine poi... è venuto in studio e mi ha fatto sentire le sue cose che giustamente ancora doveva registrare. E siccome io faccio comunque da direttore artistico per la Orione Empire... ho detto, guarda, secondo me tu hai talento, però ancora non lo sai. E effettivamente, quando abbiamo registrato la prima traccia, ci ha sorpreso a tutti quanti, motivo per il quale poi l'etichetta è stata spronata proprio a produrlo e a far vedere le sue qualità artistiche. E anche io sono felicissimo di questa cosa. Beh, ma è bella questa cosa che fate, che scoprite i talenti giovanissimi poi sul territorio salernitano, certo, e date loro comunque un'opportunità per realizzare
un sogno, diciamo, sì, così. Sì, dai. Io alla fine è nato tutto perché siamo un team di persone che fanno questo e abbiamo in comune un solo pensiero, che è quello di garantire ai ragazzi che vogliono fare musica un prodotto di qualità, qualità professionale al massimo, però affrontando spese consigliate, perché comunque la musica è un mondo in cui si investe, sì, ma affrontando determinate spese consigliate che permettono a un artista emergente di poter affrontare senza troppo dover rinunciare alle cose la propria carriera artistica. Eh beh, perché in effetti non è sempre semplice, non tutti magari hanno l'opportunità, l'occasione, però magari incontrandovi riescono. Yeah. Quarto singolo allora si intitola Ti porterò con me. Yes. Federico, lo ascoltiamo insieme e poi tra pochissimo ci racconti come nasce e tutto quanto il resto. Yes, I woo. Ti porterò con me, vediamo insieme il mattino, basta che resti vicino, perché se non ho più te, sai che succede un casino, se non mi resti vicino, perché se non mi resti vicino io ammazzerei, se non mi resti vicino sai che farei, siamo soli, sempre soli, solo soli, siamo soli ma scommetti ti innamori, yeah, yeah, yeah. Siamo soli, sempre soli, solo soli, yeah, yeah. Siamo soli ma scommettiti in amore. Sali nella Bembo, dai su, i vecchi c'hanno in su. Non sono il tipo che propone cocaina, sono il tipo che ti trova e ti rapina il cuore. Sono solo amore, solo 24 ore, e ti faccio ritornare a casa con stupore. Siamo soli, sempre soli, solo soli, siamo soli ma scommettiti in amore. Ti porterò con me, vediamo insieme al mattino, basta che resti vicino, perché se non ho più te, se non mi resti vicino io ammazzerei, se non mi resti vicino sai che farei, siamo soli, sempre soli, solo soli, siamo soli ma scommettiti in amore, yeah, yeah, yeah. Siamo soli, sempre soli, solo soli, yeah, yeah, yeah. Siamo soli ma scommettiti in amore, oh na 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 na, siamo soli, sempre soli, solo soli, oh na 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 na. Siamo soli ma scommettiti in amore. Dammi un motivo, lasciarlo vivo, perché se prende tipo poi lo rovino. Louis Vuitton, Supreme, Bourlon, con i regali che ti faccio di sicuro faccio gol. E di sicuro sono quello dominante, non faccio le minacce, baby non ho due facce. Siamo soli, sempre soli, solo soli, siamo soli ma scommettiti in amore. Ti porterò con me, vediamo insieme al mattino, basta che resti vicino, perché se non ho più te, c'è un casino se non mi resti vicino, perché ti porterò con me, vediamo insieme il mattino, basta che resti vicino, perché se non ho più te, sai che succede un casino se non mi resti vicino, perché se non mi resti vicino io ammazzerei, se non mi resti vicino sai che farei, siamo soli, sempre soli, solo soli, siamo soli ma scommettiti in amore. Vorrei dirti che non sono come gli altri, ma so che puoi lasciarmi solo per poi vantarti. Ma con me non ci caschi, se non mi devasti, nemmeno se rinasci. No, no. Non mi vendo per un culo, soda ad ogni modo, so del tuo lavoro, non mi lascio rovinare per un gioco. Siamo soli, sempre soli, solo soli. Siamo soli, ma scommetti che mi implori. Radio Alfa, il quotidiano radiofonico di Salerno e provincia. Ancora insieme qui su Radio Alfa con Mr. Fortuna. Yes, I. E Seventy Ora. Yes, sir. Eccoli lì. Poco fa, Federico, abbiamo ascoltato questo tuo quarto singolo, Ti porterò con me. Yeah. Bello. Grazie. Complimenti, come sempre. Grazie. Com'è nato questo brano? E allora, Ti porterò con me è una storia d'amore particolare, nel senso che, come è nata dall'idea, perché un mio amico ebbe una delusione amorosa da parte di una ragazza, e praticamente mi venne così da scrivere questo brano che, se ci fate caso, all'inizio è tutto rose e fiori. Sì. E poi alla fine fa capire che, esatto, questa ragazza voleva approfittarsi proprio di lui. Però quello che mi è piaciuto di questo brano, di quello che ho scritto, è che alla fine poi il ragazzo aveva capito questo doppio gioco, e quindi dice: io non ci casco più, e poi scommetto che dopo tu mi implori di ritornare con te. Beh, capita, alle volte capita anche quello. Dicevamo, quarto singolo esce dopo Solo un attimo e Uomini, e il primo era Intro. Sì,
Sì, e come ho detto, sto cercando di dare musica nuova ogni mese, quindi mi piace molto aggiornare chi mi segue con nuovi contenuti e tanta varietà di brani, no? Quindi cerco di fare il meglio. Ogni pezzo parla di qualcosa. Poi con Orion Empire facciamo tante cose. C'è pure, per esempio, i ragazzi che collaborano con noi, come Orazio. Anche loro hanno brani che sono molto validi e ci piace dare musica di qualità, sostanzialmente. E voi lo fate in effetti molto bene. Orazio, il tuo brano si intitola Orgoglio, poi tra poco lo ascolteremo. E questo è il tuo primo singolo? Sì, giusto. Raccontami come lo hai scritto, come lo hai realizzato. Orgoglio parla più o meno del mio inizio, è tra virgolette uno sfogo in un momento non molto facile, in cui sto attraversando un momento molto oppressivo. E quindi mi sono voluto sfogare appunto sul testo e possiamo dire che è uscito un bel prodotto. Lo hai scritto poco tempo fa? Sì, qualche mesetto fa. Qualche mesetto prima della pubblicazione, sì. È scritto sia le parole che la musica? No, la musica ce l'hanno pensato i ragazzi, sì, in l'abbiamo musicato noi. È venuto in studio Orazio, qual lui è? Aveva il testo e voi vi siete messi lì con tutta la vostra strumentazione, avete creato prima il beat, no? Mi insegnate voi, parte da lì. È venuto, ha ascoltato il beat che più gli piaceva e che più lo ispirava e ci ha adattato queste sue parole sopra. Sì. Bene, bene, allora tra poco lo ascoltiamo. Intanto però è il momento delle notizie di servizio, quindi a tra pochissimo. Yes, I. Torna la musica, ascoltiamo insieme 70 Ora, che oggi è qui con noi a Radio Alfa con Orgoglio. Lo sai che la vita non è un gioco? Quando ti tolgono quello che hanno, quello che hai, 70 nel posto. Le vostre canzoni esaltano uno stile di vita fatto di gang, armi, droga. La nostra arte è uno specchio della realtà. Che cosa vedi tu quando esci di casa? Io so cosa vedi. La libertà di parola vale anche per il rap. Vado made, ma senza chiedere SOS. Non voglio nessuno, voglio soltanto le stelle. E sto bene nel mio mondo e nel mio spazio. Voglio stare da solo, frate, senza nessun altro. E tu non parlarmi, brother, sto pensando ad altro. Sto pensando a come farlo, a come moltiplicarlo. A volare in alto senza guardare più in basso. E mentre sto volando parlano tutti di Orazio. Ho sulle spalle una bag, la porto in alto. Mentre corro man, non metto il freno a mano. Bitch e souls, tutti boss, ma che boss. Con la Glock, fanno flop, fanno show con i cops. Fanno bla bla con i cops. Fare affare da solo. Se la vita ti toglie quello che hai, sta merda non è un gioco. La faccio per orgoglio, mica per i like. Ehi, oh, cosa ti credevi? Ehi, oh, cosa ti credevi? Non siamo gangsta, gangsta, siamo in testa a testa. Corro forte, bestie, trone la promessa. Ehi, oh, cosa ti credevi? Ehi, oh, cosa ti credevi? Non siamo gangsta, gangsta, siamo in testa a testa. Corro forte, bestie, trone la promessa. E quante volte mi hanno detto non ti preoccupare. Papà torna presto a casa, presto lo potrai abbracciare. Entrato che ne avevo quasi 8 e uscito adesso frate che nel doppio. Mi hai capito no? Quasi bastano per essere uomo. Devo a miei quel che sono, solo a loro. Sono un uomo, non mi smuovo. No, sto coi piedi al suolo. E se non faccio cazzate fratello devo a loro. Grazie. La mia bag la porto in alto. Apro un nuovo gioco, un nuovo mondo. Mi ci fiondo e non penso a loro. Non sono un Batman. Ho fatto le scelte, le mie porte aperte. Con le carte scoperte, ok. Se 20 ora con Orgoglio su Radio Alfa. Complimenti Orazio. Grazie mille. Bello questo brano. Complimenti anche a te Federico e alla Thank Orione you. Empire. Thank you. E allora questo primo singolo, bello dicevamo, già un grande successo, però so che stai già lavorando a nuovi progetti. Sì, in uscita c'è un featuring con un ragazzo prossimamente in uscita, il 17 a mezzanotte. E abbiamo altre canzoni da...
da fare. Stiamo lavorando per voi. Abbiamo molte bene. Cose in grandire. Bene, bene, so che suonate anche, no? Fate le vostre serate. Sì, quest'anno abbiamo... Io personalmente ho già aperto il concerto a Jolir, a Marina di Camerota. Ho intrattato altre aperture e vorrei trascinare insieme a me in questa avventura tutti i ragazzi della Orion Empire. Non vi dico ancora chi devo aprire perché Sorpresa. Non mi piace spoilerarlo subito. Però parliamo comunque di artisti di fama nazionale che tutti quanti ascoltiamo e per me è sempre una bella soddisfazione quando mi chiamano per questi eventi. Certo, quanti ragazzi segui all'Empire? Allora, attualmente mi sto dedicando principalmente a Orazio e Wyber e Dylan che vennero la settimana scorsa che salutiamo. Sì. Ragazzi bravissimi anche loro. E poi ci sono altri ragazzi che pure sono molto bravi, Levec che ha fatto anche una collaborazione con Orazio e poi sto facendo, allora la verità anzi faccio un appello in radio. Sto cercando una ragazza, una voce femminile, una voce femminile, e mi piacerebbe produrre proprio una, però allora, alla fine io ho trovato tanti talenti perché nel territorio ci sono tanti talenti. Ciò che fa la differenza secondo me in quest'ambito è la personalità innanzitutto e la mentalità con cui si affrontano le cose, perché quando si intraprende un percorso, che sia artistico, che sia un lavoro, che sia qualsiasi cosa, bisogna farlo con costanza e determinazione. Nel momento in cui mancano queste due fondamentali caratteristiche, viene meno poi il progetto. In questo caso Orazio ha 15 anni, ma è fortissimo, è molto determinato. Sì, sì. Tu che ne pensi, Orazio? Ti sei trovato bene a collaborare con noi? Sì, mi sono trovato effettivamente a mio agio con i ragazzi. Poi, come diceva lui, bisogna avere soprattutto la passione per la musica, in primis, altrimenti non si può fare musica. Anche perché immagino ci saranno anche dei momenti un po' giù, cioè no, i famosi up and down, magari ci sono quei momenti in cui prende un po' male, dici oddio. Il blocco dello scrittore. Quella è a volte arriva e... però la musica è così, è varia, è strana, perché pure io personalmente ho avuto momenti in cui non riuscivo a scrivere nulla per mesi, poi basta un'esperienza, un qualcosa che ti succede, sì, all'improvviso butti giù tutto ciò che ti viene, basta una minima cosa per scaturire una possibile poesia, perché cioè, su questo parliamo di poesia. Attualmente Orazio è moltissimo ispirato perché tipo sì è in studio. Cosa ti sta ispirando in questo periodo, Orazio? Le molte cose che sto vivendo, ad esempio l'inizio di una nuova strada, quindi questa è una, per me è una cosa che mi sprona molto a fare del mio meglio. Ah, poi vi assicuro, vieni in studio, in 40 minuti butta giù un testo già. In 40 minuti così, senza pensarci due volte, le parole escono fuori da sole. Fortunatamente sì. Bene, mi fa piacere davvero, ti faccio una domanda, quella che ho fatto anche la settimana scorsa sia a Dylan che a Wybera. Il consiglio più importante che ti ha dato Mr. Fortuna o comunque i ragazzi dell'Orion Empire? Un consiglio che mi ha dato e che mi continua a dare sempre... È importante, no? Che segui magari. Sì, è quello di non montarmi mai la testa e stare sempre attento esatto. Alle possibili sanguisughe del mondo musicale che... Affrontare la musica con umiltà, consapevolezza e stare attenti soprattutto a tutte le persone che vendono bene poi... Solo parole magari esatto. Piuttosto che fatti. Abbiamo un messaggio da un amico che però non si firma. Un saluto a Se Ventura e Mr. Fortuna, quindi lo salutiamo anche noi e lo invitiamo magari ciao, a scriverci. Ciao brother. Grazie. Anche Candeloro ci fa buongiorno e buona domenica a tutti. Grazie. Buona domenica a te. Continuate a scriverci al 338 11 11 102 SMS e WhatsApp anche vocali. Allora, il tuo sogno nel cassetto. Spaccare quanto più posso. Sì, me lo dite spesso in effetti, no? Questa è un po' la domanda che faccio spesso, però la risposta è quasi sempre così: sfondare nel mondo della musica. Sì, il sogno è quello, però si sa che è molto difficile, quindi se viene, altrimenti
si vede che si deve fare. Vabbè, noi lavoriamo per farlo. Lavoriamo per realtà. Quello, sì. Il percorso non è semplice, in effetti. No. Invece, per quanto riguarda i talent, cosa pensate? I concorsi, no? Ce ne sono tanti di contest, magari potrebbero essere anche una strada da seguire. Allora, io penso siano fondamentali i contest locali, nel senso che fanno aggregazione innanzitutto, e poi comunque rapportano un artista alle altre realtà che ci sono nel territorio, quindi c'è anche questo fatto di competizione che può migliorare un artista ed è molto importante. Quanto riguarda invece i talent, diciamo quelli famosi, no? Parliamo di trasmissioni televisive che vediamo noi, e devo dire che negli ultimi anni è cambiato molto quel tipo di target, perché tempo fa si puntava di più alla qualità canora di un artista, infatti anche il nostro genere, il rap, non l'ho mai visto in TV in un talent. Invece recentemente vedo che proprio puntano di più magari al contenuto di un artista, al loro apparire, al loro personaggio, e quindi chiaramente il rap, che ha queste caratteristiche come fondamenti del genere, sta diventando sempre più mainstream in queste trasmissioni. Fortunatamente si sta iniziando ad ascoltare i testi delle canzoni, perché fino a poco tempo fa non si faceva. Sì, esatto. Noi siamo una sorta di cantautori 2.0. Forse un po' di pregiudizio, immagino, nei confronti del vostro genere. Sì, sì, prima sì. Anni fa, io sono 15 anni che faccio questo genere. Quindi puoi dare più un'immagine, una visione generica. Sì, sì, sì. 15 anni fa non c'era proprio la concezione. Questo tipo di musica era un genere importato che l'italiano medio non sentiva suo. Poi devo dire la verità, anche grazie a cantautori come Vasco Rossi, oppure chi ha propostato di più il rap, qualcun altro che no, De Gregori, questi cantautori hanno detto: guardate, vedete che i rapper non sono la peste nera, esatto, non sono la peste nera, sono ma sono anche loro musicisti. Stanno cercando di fare quello che abbiamo fatto noi negli anni 70-80, quindi cercano di raccontare e scrivono loro i testi, scrivono loro le musiche, sono degli artisti a tutti gli effetti. Dopo queste dichiarazioni ho visto che un po' l'italiano medio ha iniziato a ripensarci sui rapper. Ma anche perché, se mettiamo in paragone i testi che abbiamo noi rapper con i testi che hanno ad esempio i possibili Vasco Rossi, sono molto simili. Tra l'altro Vasco stesso ha collaborato con Marrakesh, stanno un sacco di collaborazioni. Ma poi anche noi veniamo da quel background, cioè almeno io ho ascoltato, la prima musica che ho ascoltato è quella che mi hanno insegnato, mi hanno trasmesso i miei genitori, quindi Battisti, Rino Gaetano, Vasco, Ivan Graziani, tutti cantautori italiani che effettivamente raccontavano tante cose e non erano i classici cantautori che cantavano "ti voglio bene". Hanno rappresentato una parte importante della musica italiana, anche forse una sorta di rivoluzione, no, per quei tempi. Assolutamente. E voi un po' ripercorrete quelle orme con il vostro genere. Siamo i ribelli del 2022. È giusto. Allora, il tempo è concluso, però abbiamo ancora modo di dare i vostri riferimenti social, quindi Instagram, YouTube, Facebook, per conoscervi meglio. Mi trovate come Seventinora su Instagram, YouTube. C'è scritto 17? No, scritto Seventin, scritto a parola, a lettere. Bene. E io invece Mr. Fortuna Official, mi trovate un po' ovunque così, YouTube, Facebook, Instagram. È facile. Mr. Fortuna Official. Bene, buono. Allora. Mister MR, però. MR, punto. È vero. Vi aspetto al prossimo singolo. Yes, così ci raccontate altre novità interessanti che vi riguardano. Mr. Fortuna, 70 ora, grazie per essere stati con noi. Grazie a voi, ragazzi. A presto e buone cose. Ciao, ragazzi.